Volevo un po' di te, sì. Possibile, sì. Una ricerca. Una ricerca su cosa è considerato arte oggi. Ah, lo dica a me. Dunque, la storia è questa. Lavorando è da 20 anni che lavoro per il FAI, che faccio filmati per il FAI, e devo dire che nelle vostre proprietà non è che ci siano opere di importanza autorale incredibile, però ci sono delle cose bellissime, nel senso che esiste un'arte che è anche un'arte diffusa, cioè uno non viene in un bene del FAI per vedere Raffaello, ma per vedere qualcos'altro. E io questo qualcos'altro lo ritengo molto più importante di Raffaello, sotto un certo aspetto. Ma perché andrebbe deciso, e lei magari me lo può spiegare, cosa considera lei arte? Ma arte io considero tutto quello che viene trasfigurato dall'uomo e interpretato, secondo me, in maniera positiva, tanti dicono anche in maniera negativa. Comunque viene trasformato, interpretato e spiegato. Quindi non solo Raffaello e Michelangelo, ma tante altre cose che ci sono in Italia. Certo. Ecco, è questo che mi sembrava interessante analizzare. Cioè l'Italia non è fatta solo di Michelangelo, Raffaello e della cupola di San Pietro. Ma difatti ci sono tutte le varie biennali e triennali, solo che loro mettono anche delle grandi porcherie. Ecco, e su questo siamo assolutamente d'accordo. Su quello anch'io sono polemica, ma lì si apre un dibattito che non finisce più. Ma è lì che dobbiamo andare a scoprire, perché io sono un fautore dell'arte di tutti i giorni, non soltanto delle grandi firme, che in questo momento sono in particolare soprattutto americane. Sì, sono americane, poi non so neanche se siano grandi.